Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capacci. No, questa sorrisina non è sincera, lo sto facendo apposta. E perché? Perché, ecco, voglio parlare un attimo inizialmente del mio sorrisino. Quando io sorrido spontaneamente, non recito, mi viene quel sorriso naturalmente, non ho mai finto dei sorrisi, perché a volte mi è stato detto su YouTube, ma non solo, ai tuoi sorrisini, Enrico, sono falsi, sono sorrisini per prendere per il culo. No. Non sono sorrisini di circostanza. Ci sono persone che fanno sorrisi di circostanza, lo so, ma non vuol dire che se tanti sorridono così per circostanza, vuol dire che non possa esistere qualcuno che sorride sinceramente. I miei sorrisini sono sinceri, ok? Punto secondo, molto spesso mi è stato detto, Enrico, tu hai questo atteggiamento pacato, moderato, tranquillo. Parli lentamente perché vuoi dare questa immagine di te. Reciti il ruolo del pacato e del tranquillo per darti questo tono, per darti questa immagine. Ma cosa dite? Io sono pacato, moderato e tranquillo, è la mia natura, non recito niente. Cioè, siccome tante persone sono aggressive, rabbiose, e ce ne sono, allora non si contempla la possibilità che non tutti siano uguali. Ci saranno persone aggressive, persone più rabbiose, più, come posso dire, in quel senso lì, ma ci sono anche persone effettivamente pacate, rilassate e tranquille. È incredibile che non si contempli la possibilità. Siccome io, Giovanni, sono arrabbiato, alzo sempre la voce, vedo uno tranquillo, deve per forza fingere. Ma non salta in testa la possibilità che lui abbia un carattere diverso, sia effettivamente così. Ah no, ma quella volta Enrico ti sei arrabbiato e hai urlato e hai detto una parolaccia. Quindi è venuto fuori la tua vera natura e di solito fingi. Ma che cosa dite? Ma dov'è l'obiettività? Cioè, essere moderati e pacati e tranquilli non vuol dire non arrabbiarsi mai. Si può essere pacati, tranquilli, rilassati, perché questa è la propria natura, ma se a volte si arrabbia, scappa la parolaccia e ci si incavola. Ma non è assolutamente incoerente, anzi, è coerenza. Perché quando ti arrabbi, nonostante spesso tu non con facilità lo fai, non trattieni. Quindi non c'è assolutamente incoerenza. Cioè, non è che se uno ogni volta è alterato, si arrabbia, ogni volta. Non può esistere uno che moderatamente tranquillo ogni tanto si arrabbia. Quando lo fa è perché si vede evidentemente ha motivi per arrabbiarsi. Poi molte volte, concludo, si dice i buoni sono quelli più pericolosi, attenti ai buoni, perché poi sono quelli che magari fanno stragi quando accumulano e poi bisogna stare attenti. Allora, quelli lì non sono buoni. Magari apparivano tali, ma esternamente, ma internamente covavano rabbie, non erano buoni nemmeno prima. Quindi non c'entra niente il discorso i buoni sono pericolosi, perché non sono buoni, non erano buoni quelli, magari sembravano a te. I buoni, pacati, rilassati, i tranquilli veri non sono affatto pericolosi, perché appunto sono così. Soltanto che cosa accade? Che quando si arrabbiano, siccome non lo fanno quasi mai, ci si stupisce. Madonna, si è arrabbiato, ci si meraviglia. Magari la maggior parte della gente si arrabbia in maniera molto più aggressiva di te, ma siccome lo fanno sempre, è normale. Se tu magari una volta ti arrabbi anche in maniera misurata rispetto a quello che la gente comunemente fa, Madonna come sei violento, perché non lo fai mai, gli altri non sono abituati. Questo è problema non tuo, è un problema non tuo, ragazzo pacato, tranquillo che ogni tanto ti arrabbi. Il problema è dell'altro che ti vede sempre in un certo modo e gli casca il mondo se ti vede un attimo come posso dire, in una situazione diversa. Persone tranquille, pacate non sono affatto pericolose. Il problema, anzi, sapete qual è? È che purtroppo le persone tendono ad approfittarsi di quelli buoni, di quelli pacati, di quelli, come posso dire, gentili, se ne approfittano e tendono troppo ad abusare di quella loro caratteristica e la prima volta che magari c'è un'arrabbiatura, la prima volta che si è un pochettino meno gentili del solito, subito a farlo notare, dimenticando che magari prima per 50 anni o per 6 mesi c'è stata massima comprensione, gentilezza, disponibilità. E tu, siccome sei stato abituato troppo bene, reputi inaccettabile quei 10 minuti di arrabbiatura. Quando magari tu che critichi, l'arrabbiatura, la poca gentilezza è una costanza oppure una cosa che si ripete spesso. È davvero incredibile questo, eh? Questo lo dico da personalmente coinvolto. Perché nel senso, cioè gli altri, siccome tu sei sempre così, tu Enrico, parlo in terza persona, generoso, gentile,
Oh, te lo perdono, amico, una volta che ti arrabbi o te lo fanno pesare, incredibile. Loro lo fanno sempre, ma vabbè, un saluto era una considerazione che volevo condividere con voi. Ciao.